Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella rampa dei mosaici realizzati dal centro Aletti, proprio in questo luogo dove vengono rappresentate la vita di San Pio da Pietrelcina e la vita di San Francesco d'Assisi, suo padre Serafico. E oggi qui perché vogliamo raccontarvi anche come Padre Pio vede Gesù con gli occhi della Chiesa. È Padre Pellegrino che ce lo racconta, Padre Pellegrino Funicelli, colui che ci ha donato ecco, le ultime ore della vita di Padre Pio, il racconto, il beato transito. Un giorno gli domandai, scrive Padre Pellegrino: "Ma lei, padre, come fa a vedere Gesù?" Padre Pio, seccato dalla mia fantasiosa ricerca di conoscere segreti di estasi, mi rispose: "Levati dalla testa certi grilli. Io vedo Gesù con gli occhi della Chiesa e di tutti i membri della Chiesa, specialmente con quelli della Madre della Chiesa, la Vergine Santissima." E padre Pellegrino ancora: "Una volta gli dissi, quasi scherzando: "Lei, padre, recita tanti rosari, a me sembra che voglia mettersi in gara con l'Arcangelo Gabriele nel salutare la Vergine Santissima. Non solo, ma lei ha la bella pretesa di batterlo." Ecco queste battute scherzose di padre Pellegrino. E padre Pio, invece, sorridendo, mi raccomandò, scrive padre Pellegrino, di non dire sciocchezze. Approfittai allora di questo sorriso per insistere in alcune domande. "Comunque lei, padre, è un campione nel Santo Rosario e certamente chiede molte grazie alla Madonna, ma perché non mi dice se alla Madonna chiede qualche grazia per se stesso e quale?" Fu generoso, scrive padre Pellegrino. "Chiedo quella di non avere occhi se non per vedere Gesù e la sua Chiesa su questa terra." E poi racconta ancora padre Pellegrino: "Un giorno osservai, lei padre dice che per non diventare presuntuosi non dobbiamo troppo fidarci del nostro cervello, ma così non corriamo il rischio di diventare pazzi o scemi." Padre Pio mi rispose sorridendo, scrive padre Pellegrino: "Sì, è vero, ma io mi sento sempre perfettamente equilibrato", gli rispose, "nel mio modo di pensare e di agire, perché alla fine, gli dice padre Pio a padre Pellegrino, lascio sempre guidare la mia ragione dalla mia fede, e la mia fede è quella della Chiesa Cattolica." "Utopie", disse sprezzante padre Pellegrino. "La fede", poi ancora rispose padre Pio, "la fede assomiglia ad un bel sogno, ma non è un'utopia." E poi aggiunse: "Tu piuttosto sei pazzo se credi di salvarti fuori della Chiesa Cattolica. Posso compatire e comprendere le illusioni di coloro che non hanno avuto il dono della fede, non te."